Ciao Armando, sei in classe 97, sei uno degli under a disposizione di Mister Benuto, giovanili del Genoa, se non sbaglio, esperienza in Liguria. Cosa ti aspetti qui da Messina? Ho accettato una grandissima sfida. Le sfide difficili mi piacciono a livello personale, solo di crescere, di migliorare, a livello di gruppo di fare il meglio possibile per la città e per la gente di Messina. Tu sei ligure, se non sbaglio, che è una delle regioni del nord più simile al sud, perché ad esempio la curva del Genoa è una delle più calde della Serie A, dell'intero panorama calcistico. La pressione qui sicuramente è tanta, perché la gente si aspetta il salto di categoria. Questa cosa forse ti stimola più che punisce. Assolutamente. Come ti ho detto prima, le sfide difficili mi piacciono. Bisogna però capire che la società è nuova, che si sta facendo il possibile per migliorare, e che siamo tutti uniti e anche la gente della città deve starci vicino, accanto, e stare vicino alla società e faremo il possibile noi sul campo per andare avanti e fare il meglio possibile per la città. Ultima, due sconfitte consecutive, domenica c'è una trasferta difficile sul campo della città novese. Intanto ti chiedo se ti aspetti già di esordire e poi che tipo di partita ti aspetti, perché adesso il Messina non può più sbagliare. Non può più sbagliare. Anche domenica con la Nocerina non c'era questo livello tecnico superiore. Non ci siamo già pronti a non sbagliare, assolutamente. E come ti ho detto, siamo giovani, ci stiamo conoscendo, la società è nuova, c'è tutto, quindi c'è inutile ora stare lì con il coltello fra i denti. Bisogna stare uniti, concentrati, ed è normale che noi anche vogliamo vincere. Sull'esordio invece mi sto allenando, mi sto preparando e spero arrivi il prima possibile. Se poi sia domenica o domenica l'altra, questo lo deciderà il mister, domenica ancora l'altra. Queste sono scelte che fanno il mister e i collaboratori. Sei arrivato in una città calda dove il pubblico si aspetta tantissimo. Il presidente ha fatto proclami di un certo tipo che tu conosci bene, quindi la gente in un ruolo importante come il portiere si aspetta tanto. Tu ti senti questa responsabilità eventuale, perché diciamo che il 99% i rumors dicono che il portiere titolare sarà Armando Prisco. Tu la senti questa responsabilità addosso di portare questa maglia che ha un certo peso e di difendere i pali in un momento in cui le sconfitte sono arrivate fondamentalmente da errori difensivi, diciamo, di tutto il reparto, quindi è un reparto che al momento è deficitario, quindi tu dovresti prendere il posto teoricamente e avere un ruolo importantissimo in un reparto nevralgico del campo. Assolutamente, sì. Il portiere è un ruolo molto complicato e ti ripeto, siamo partiti tardi, i gol sono capitati, sì, perché non ci conosciamo, non c'è ancora un'impronta giusta, siamo partiti dopo rispetto come io stesso, sono arrivato soltanto una settimana fa e altri ragazzi anche si sono aggregati recentemente, quindi è anche normale che ci sia tutta questa confusione che il mister e la squadra sta assolutamente gestendo bene. Io ho scelto di fare portiere dall'età di 5 anni e di responsabilità c'è da prendersene fuori dal campo, su altri questo è un gioco, sì, la piazza è importante, cade e tutti si aspettano al meglio. Penso di essere un ragazzo tranquillo e se sono venuto qui è appunto perché voglio giocarmi le mie chance qua, che è una piazza assolutamente importante, con delle pretese, il presidente ha l'ambizione di far bene come noi stessi e come la società stessa, e un momento di euforia può essere stato, ma noi puntiamo a fare il meglio possibile e ci auguriamo anche noi stessi di quello che si aspettano tutti.
ovviamente, però fare il meglio possibile sul campo domenica dopo domenica, questo è l'obiettivo, pensare domenica dopo domenica. Adesso rispetto alla settimana scorsa però c'è qualcosa in più in società, c'è un direttore sportivo. Prima il presidente euforico, sicuramente sanguigno, era convinto che probabilmente questo ruolo in Serie D non fosse necessario. Adesso dopo due partite si è reso conto che il direttore sportivo invece è un ruolo fondamentale in qualsiasi categoria. Tu che rapporto hai con Ferrigno, vi siete parlati, cosa vi ha detto? Beh, ci siamo conosciuti adesso fuori dallo stadio e devo dire che andiamo già d'accordo, ecco. Ferrigno è un top player, quindi per la categoria è il massimo, per cui il fatto che tu vada d'accordo con Ferrigno probabilmente è anche un segnale di fiducia nei tuoi confronti, quindi dovresti essere anche soddisfatto probabilmente per questo. Il direttore va d'accordo con tutti, si è presentato e credo che vada d'accordo con tutti e credo che voglia dare fiducia a tutti, non solo ad Armando Brisco. Siamo un gruppo di 25 ragazzi e è giusto così. Vi ha dato anche fiducia, nel senso che sapete che arriveranno le rinforzi, perché dico, se è arrivato Ferrigno non è arrivato solo per fare il direttore sportivo, è arrivato perché la squadra ha bisogno di rinforzi, lui per la categoria è probabilmente il miglior direttore sportivo, quindi il fatto che arriveranno anche dei compagni sicuramente forti, questo ti dà conforto e ti dà fiducia anche per il futuro. So chi arriverà, non so se arriveranno, queste sono cose da domandare appunto al direttore. Io sono qui per giocare indossare la maglia del Messina e se arriveranno rinforzi, non arriveranno, il gruppo c'è, il gruppo rimane. Certo, ce l'aspettiamo il meglio, te l'ho detto, ci aspettiamo il meglio da tutti noi, poi se arriveranno rinforzi o no, l'importante è stare già uniti da... che lo siamo già dato la sconfitta di domenica, perché tutti vogliamo fare domenica a Cittanova, bene. E a prescindere dall'aspetto tecnico, l'ambiente è un ottimo ambiente nello spogliatoio, da quello che mi sembra di capire da quello che dici. Io sì, arrivo da più di 1000 km di distanza, quindi guarda, sono col sorriso e i ragazzi sono fantastici, mi hanno accolto bene e questo è anche importante per me. E speriamo, come ti ho detto, l'unica cosa che ci manca adesso appunto è un po' di fiducia nei risultati, che questo potrebbe cambiarci le cose. Bocca al lupo allora. Grazie. Ci racconti un po' che tipo di quartiere sei, se ti ispira qualcuno, sei un idolo. Beh, a me piacciono molto i quartieri spagnoli, ecco, mi piace Casillas e Reina, perché Reina per la personalità, l'atteggiamento che appunto c'ha in una piazza come Napoli e tutte le piazze dove ha giocato, ovviamente Liverpool, e Barcellona, e Casillas per quello che ha vinto e forse il portiere che dicono mi riassumi di più, a me piace più per Reina ultimamente, Reina e Casillas, ecco. Scuola spagnola. Quindi sei, ti piace giocare con i piedi? Sì, anche se sono scarso. Allora gioco con le mani, evita di giocare qui. Grazie. Scusate, ti faccio così, ma ciò.